Buongiorno e benvenuti sulla pagina di Eventi Press. Oggi per lo spazio dedicato alle video interviste il nostro ospite è il sindaco della cittadina di Torrenova, Salvatore Castrovinci. Buongiorno signor sindaco e benvenuto ad Eventi Press. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito. Il sindaco Castrovinci in questi mesi si è distinto, così come anche gli altri sindaci delle nostre cittadine del comprensorio, per delle battaglie appunto per evitare i contagi da coronavirus. Una delle ultime, una battaglia che lui dice una battaglia vinta, in realtà è una grandissima battaglia, quella appunto per il tracciamento dei contatti al momento della positività al tampone rapido, ma ci dirà lui. Sì, infatti abbiamo, come ho detto più volte, abbiamo vinto una grossa battaglia. Abbiamo chiesto che il tracciamento potesse iniziare dal rapido positivo e grazie alla circolare a firma della dottoressa Paino, finalmente è diventata una realtà. Quindi già da 2 giorni in provincia di Messina il tracciamento sui positivi inizia già il test rapido antigenico. Quindi riprendiamo al virus quel vantaggio che finora avevamo dato per quanto riguarda il tracciamento. Un grande lavoro di squadra tra i sindaci del distretto e devo ringraziare sia il commissario Covid, il professore Alberto Firenze, e anche mi sento di ringraziare l'onorevole Grasso perché ha fatto una grande interlocuzione per quanto riguarda i vertici regionali dell'ASP. Diciamo che in questi mesi l'onorevole Grasso si è spesa molto per il territorio, per ciò che riguarda appunto Sì, sicuramente sì. questi temi di cui lei parlava. A Torrenova ieri c'è stato anche un importante avvenimento, uno screening che è stato dedicato, ci sono stati. Sì, Sindaco, oggi riaprono le scuole allora a Torrenova? abbiamo fatto uno screening importante ieri con circa 240 tamponi effettuati che hanno avuto tutti esito negativo, quindi abbiamo riaperto le scuole, c'è stata una presenza massiccia a dimostrazione del grande senso civico e di una grande responsabilità di tutti i genitori che hanno fatto partecipare quasi tutti i bambini delle nostre scuole. Oggi riapriamo nella consapevolezza che bisogna stare molto molto attenti. Sinceramente la scelta dell'apertura delle scuole che è stata fatta sia a livello regionale che nazionale non è condivisa, secondo me ormai l'ultimo mese di sforzo con la DAD si poteva fare, perché reputo la scuola ad oggi ancora un potenziale pericolo per quanto riguarda i Quale contagi, sarà naturalmente. il prossimo traguardo che si prefigge di raggiungere? Stiamo aspettando il commissario Covid che faccia appunto una relazione sulla possibilità di mettere il macchinario per processare i tamponi nell'ospedale di Santa Demilitello. Ecco, anche questo sarebbe veramente un ottimo risultato, perché penso che la sede naturale per il macchinario dei tamponi sia appunto l'ospedale di Santa Demilitello, che non dimentichiamoci, serve un'utenza di circa 70.000 abitanti. Qual è la situazione a Torrenova? È una situazione che desta preoccupazione oppure lei ritiene che sia sotto controllo? Io ritengo sempre che per quanto riguarda il Covid non dobbiamo dire mai di essere sotto controllo la situazione perché di fatto non lo è mai. Dobbiamo dire sempre che la situazione è monitorata, attenzionata, che c'è grande controllo. Noi ad oggi la situazione è stazionaria, anche gli isolamenti sono ad oggi soltanto 30 persone, però dire che è sotto controllo il Covid penso sia soltanto aria fritta perché ad oggi non c'è nulla, è sotto controllo purtroppo. Sicuramente avere un positivo non è mancanza di organizzazione, ma può capitare in tutti i paesi. Bisogna solo tenere alta la guardia, intensificare i controlli e cercare di far capire a tutti i cittadini, nessuno escluso, che ancora la guerra non è vinta. Certo, Mantenere prudenza, quindi, è la parola d'ordine. esattamente. Bene, noi la ringraziamo per la sua disponibilità, Grazie a speriamo di voi. poterci sentire presto.